Ristorante Adriatico, il magico incontro di gusto ed emozioni. Amore, qualità, freschezza e genuinità. Festeggiare il proprio evento, scegliendo la qualità ad un prezzo davvero vantaggioso. Ristorante Adriatico. Lasciatevi tentare dalle prelibatezze del nostro chef e dal suo staff. Con proposte a base di pesce e carne. Ristorante Adriatico, in via Cadore 10, a Villotta di Chions, Pordenone. Bamboo One Disco Club, il nuovo locale a Pordenone. Vi aspetta ogni venerdì, sabato e lunedì sera. Bamboo One Disco Club, tutti i venerdì sera. Touché Party, Likings Hip Hop, Reggaeton, Dancehall. Bamboo One Disco Club, via Fornace 2, Pordenone. Popolo della notte, bentornati nel salotto di Movida 24 Fashion Music dal vostro Guido Vegnaduzzo e Melissa Martinez. Ben ritornati in questo freschissimo, anzi in questa freschissima prima puntata del 2015, anche che fuori fa abbastanza freddo, direi. Molto molto frio. Iniziamo innanzitutto molto frio, scrisse. Iniziamo innanzitutto questa puntata ringraziando come al solito tutte le persone che ci hanno scritto all'indirizzo Movida 24 Fashion Music @gmail.com. Lo scriviamo a scrivere tutti perché siete veramente tanti, facendoci gli auguri di Natale, gli auguri di buon anno e pigliandoci anche per abbiamo passato 20-30 si può dire culo, quindi è pigliandoci anche per il culo, bastardi che non siete altro, perché loro si stavano strafogando di panettoni e noi stavamo qui per la puntata di Natale, belli precisi, capito? Ad intrattenervi, però vabbè, insomma, show must go on, a parte il gioco, lo sapevamo. Stiamo lavorando per voi, quindi ci può stare, dai. No, ma tra l'altro non eravamo neanche innocenti, perché come avevamo detto avevamo già preparato comunque i vari panettonazzi. Sì, noi facciamo i fighi, facciamo i bravi, facciamo credere che sono tanto seri, ma poi dietro le quinte non sapete cosa. No, no, poi dietro c'è comunque, come si sono spente le telecamere, siamo andati giustamente anche noi tecnicamente, come si può dire, questo gergo. Beh, dai, ce lo siamo meritato, insomma, alla fine ci stiamo impegnando per darvi un buon programma, quindi un piccolo premio, se lo consentirete. Cavolo, no? E facciamoci questo applauso per il nuovo anno. Sì, dai. Allora, vabbè, a parte questi ringraziamenti, c'è anche ringraziamento a tutte le persone che anche questa settimana, numerosissime, sono andate a visitare il nostro sito internet, quello con l'indirizzo lungo, e quindi l'indirizzo lungo vuol dire molto sbattimento, e quindi vuol dire che insomma un po'. Hanno fatto un'accurata ricerca. Ci tenete, insomma, a vedere le nostre curiosità, le curiosità che pubblichiamo ogni settimana sul nostro sito internet, e non solo, anche sulla nostra pagina Facebook, sulla nostra pagina Twitter. Ma adesso è giunto il momento di passare ai video. C'è un video molto importante. Le nostre telecamere sono andate per voi al One Day di Concordia Sagittaria il 26 dicembre, dove c'era un evento fantastico, la Magica Triade in console. La Magica Triade, che è formata da Leo Massa, Gemolotto e Fabrizio, che sono tre DJ pazzeschi, DJ che hanno oltre più di qualche decennio di esperienza. E la lungimiranza di questo locale è stata di chiamare questi tre DJ che non si riuniscono spessissimo, si riuniscono solo per determinate occasioni. Ragazzi, è stato già complicato parcheggiare quando siamo arrivati. Non c'è stato un evento più unico che raro, veramente. Sì, c'era veramente tantissima gente, c'è stata un'animazione come non se ne vedeva da parecchi anni. Ma guardiamo il video. È Natale, noi continuiamo imperterriti come vi avevamo detto sulla puntata di ieri sera a fare le nostre interviste. Questa sera finalmente siamo a Concordia Sagittaria per un appuntamento attesissimo. È il 26 di dicembre, sono quasi le 9 di sera e sta per iniziare la magia qui questa sera alla One Day di Concordia Sagittaria. Entriamo dentro con le nostre telecamere, vediamo quello che sta succedendo, perché stanno addirittura arrivando corriere da Tessera, da altre parti, quindi è un evento sentito molto molto sia qui in Veneto che in Friuli di Venezia Giulia. Entriamo dentro e andiamo a vedere quello che sta succedendo. Amici di Movida 24 Fashion Music, siamo riusciti a superare l'iniziale carica di persone, di qualche centinaio di persone che si ammassava all'ingresso del locale. Adesso siamo riusciti ad avvicinarci a una quindicina di metri dalla console dove sta per iniziare a suonare DJ Fabrizio della Triade. E andiamo a sentirlo.
Bentornati in studio. Ben ritornati. E adesso è arrivato il momento di presentarvi DJ of the Week. Ed eccoci rientrati in studio, finalmente per DJ of the Week abbiamo un ospite attesissimo, lo aspettavamo già da un po' ma so che era impegnatissimo, abbiamo Mr. Alf, benvenuto. Ciao a tutti, grazie. Benvenuto Alf. Grazie. Allora, so che tu hai dovuto programmarlo questo incontro con noi perché sei comunque impegnatissimo. È un business. Beh, non esageriamo, intanto ringrazio tutti, ringrazio voi. È un grandissimo piacere essere qui e soprattutto essere qui a parlare della cosa che amo di più nella vita, cioè della musica. Che poi è lo sfondo di questo nostro programma. L'abbiamo voluto sin dall'inizio improntare non semplicemente parlando di musica o delle hit che vanno in questo momento, ma parlando con le persone che fanno la musica, che vivono la musica, che producono la musica, che hanno prodotto musica. E che sono anche la musica. Che sono la musica, direi. E quindi è stata un po' ampliare il discorso semplicistico magari di come poteva essere più o meno il recitare una classifica o il chiacchierarci sopra, no? Quello che ci tenevo, io so che tu fai parte di un progetto piuttosto importante, ce ne vuoi parlare? Sì, innanzitutto dire che Mr. Alf nasce come gruppo, è un gruppo che originariamente era di quattro elementi, comprendeva anche Fabrizio Rosset dalla Val d'Aosta, ora è di tre elementi e quindi ci sono io, Alfonso Simioni e poi i due gemelli Marchetto che poi sono anche i miei cugini, quindi diciamo che è veramente un house family. In tutti i sensi, cioè, è stato proprio azzeccato. C'è un po' di nepotismo qui. No, diciamo che è una cosa che è nata da un incontro nel 2007, io provenivo dalla musica italiana, dall'amore per la musica italiana, studiando a Bologna, che faccio l'avvocato di professione da una ventina d'anni. Ci servirai, prima o poi qualcuno ci deve fare. Il cuore però è sempre stato nella musica e a Bologna appunto ho avuto l'occasione di conoscere i cantautori, Lucio Dalla, Guccini e quant'altro e di appassionarmi poi al mondo della al musica. Genere. Sì, quindi così è nato insomma diciamo, la passione. Poi ho sempre frequentato comunque anche il mondo poi della dance in maniera sicura e diversa e nel 2007 c'è stato questo incontro con i gemelli Marchetto, anzi con Luigi in particolare che è DJ, anche se loro sono produttori vinicoli, quindi veniamo tutti da esperienze di vita diciamo solide. Però che ci permette poi di comunque della musica di investire, di provare a fare delle cose belle e siamo partiti poi col primo progetto. È stata fatta la base, mandata a Miami, a Omega Brown ho messo la voce e poi con Sound Division siamo partiti con il primo progetto literario. Quindi giustamente come voi nascete da un background differente l'un l'altro, poi vi siete uniti, ma cos'è stata la molla che ha fatto scattare questa unione? Ma diciamo che la musica è una cosa meravigliosa perché ti prende e non ti lascia mai. Quando scrivevo appunto pezzi di musica italiana avevo mandato quella famosa cassettina a Milano al direttore artistico sì, della Warner, Michele Di Salvia, e la cosa straordinaria è stata che sono stato chiamato, solo che in quel periodo io ero a Bologna a studiare legge e ovviamente mia madre rispose al telefono e disse no guardi ha sbagliato il numero perché dovevo fare l'avvocato e non quindi scrivere canzoni non era considerato. L'ha fatto anche un po' apposta. L'ho fatto. Vedi, nel tuo destino c'era questa vena artistica che doveva comunque venire io fuori. Io ho continuato a suonare, ho 8 chitarre a casa, pronto attraverso i miei cugini anche altri, passione, sono tutti musicisti, c'è una pianista, c'è chi suona il violino, chi suona il violoncello e così via. E alla fine nel 2007 la musica mi ha ripreso per la collottola, mio cugino Luigi mi ha chiamato e mi ha detto sappiamo che tu hai esperienze di studi di registrazione in cose, noi abbiamo questo progetto, ho detto arrivo, sono arrivato, qui c'è la cantina a Roncadelle, di fronte c'è lo studio con Nubio Perfetto e quindi siamo partiti. Quindi c'è anche entrate con lo spirito giusto in studio. Assolutamente lì non manca mai l'allegria. No, insomma, direi, chissà che serate che succedono, non vogliamo saperlo. Pensando però giustamente a tua madre, se lo doveva aspettare un po'.
Che comunque avresti in un certo modo, alla fine la musica ti avrebbe trovato. Assolutamente, assolutamente sì, è assolutamente così. E poi è una cosa che mi fa molto felice, perché io penso sempre una cosa, che importante per ciascuno di noi è trovare la propria strada e poi avere anche il coraggio di seguirla. Questo è l'unico modo, penso, per vivere bene la nostra vita, il nostro destino, e avere anche dei risultati, dei buoni, degli ottimi risultati. Sì, c'è anche un messaggio che tendiamo sempre a dare. Crescere mangiando solamente musica è complicato, soprattutto in periodi come questi qui, in questi periodi di crisi di questi ultimi anni. Quindi, diciamo, se si ha la fortuna e anche un po', diciamo, la lungimiranza di poter avere un lavoro che ti supporta nel mentre stai crescendo musicalmente, diciamo che questo cammino è molto più semplice. Certamente, questo è anche un messaggio che vorrei dare a tutti i ragazzi giovani, a tutti quelli che approcciano la musica, non solo la musica dance, con tutte le varie sfaccettature. Vorrei proprio dirgli, dire loro di continuare a avere comunque un riferimento di una vita tra virgolette normale, perché questo è il passepartout per riuscire a fare veramente quello che si ama, e in questo modo si riesce veramente poi ad avere dei risultati. Il cantautore, l'aspirante cantautore che poi suona tutte le sere come piano bar, è ovvio che sicuramente avrà meno possibilità, perché comunque dentro di sé si esaurirà quello che è la sacra fiammella, come la chiamo io. Quindi un lavoro normalissimo è rispettabilissimo e permette comunque di fare quello che piace davvero. Allora ragazzi, noi non abbiamo mai suonato un pezzo di musica commerciale in vita nostra. È una scelta di vita e ha imposto anche tante rinunce, nel senso che sarebbe stato molto più facile. Allora, se vi piace, amate davvero qualcosa, anche se è di nicchia. Seguite la vostra strada, sarà un sacrificio, però alla fine vi ripagherà. La tua esperienza parla da sola. Viviamo, direi. È vero, ma viviamo tra l'altro in un periodo in cui l'approccio con la musica è un po' più semplice di quando abbiamo iniziato noi, che giustamente ci ritorniamo nel nostro gruppo dei vintage. Iniziare 20 anni fa, per dire una data, anche un po' prima, complicava sensibilmente le cose. C'erano i piatti, e non esisteva la parola download, non potevi scaricarti i dischi. Certo. I dischi li dovevi necessariamente comprare, e sicuramente con una musicassetta non potevi andare a mixare. Quindi già gli impianti erano grossi, gli impianti erano pesanti, i dischi erano tanti e la spesa era importante. Quindi prima di comprare un disco, attenzione, ci stavi un attimo lì a pensare, perché ed è tuttora, per chi ancora, per pochissimi virtuosi che riescono a trovare quel poco di vinile. Ma il vinile comunque noi usciamo con Purple Music, usciamo con tutti i nostri brani anche in vinile, abbiamo il nostro EP in vinile, all'estero c'è un grandissimo ritorno del vinile, quindi attenzione, non dimentichiamo questo tipo di aspetto. No, ma perché, sì è vero, la comodità della musica digitale è un costo diverso. Indubbia, però è un costo diverso, sì. Perché c'è questo ritorno al vinile? Perché il vero feeling lo hai solamente con il vinile, certo. Perché tutta la fase di missaggio avviene meccanicamente, ecco perché adesso si ride un po' quando si sente il DJ che dice vado a suonare, perché è un termine usato magari in maniera leggermente impropria. E se invece ritorniamo all'antico metodo di mixare, che era completamente manuale, quindi completamente analogico, forse un po' era un po' più, diciamo, diciamo che presupponeva un'abilità diversa, sicuramente, anche se comunque suonare corrisponde a play in inglese, quindi l'interpretazione che viene data, sì sì, diciamo, infatti c'è stata questa cosa qui. Anche perché poi c'è la pericolosità, i turisti poi no, altrimenti ci può essere lo strumentista, il musicista, il jazzista che è chiaramente quelli non si possono toccare. La bella musica è tutta bella, quella bella, senza distinzioni, sì, e quella brutta un po' meno, però non facciamo etichette. Io prima ho parlato della house music, di quella che facciamo noi, ma non è che disdegni chi fa musica commerciale, cosa, la bella musica, poi soprattutto le cose costruite e fatte col cuore, alla fine chiaro che prediligi il tuo genere, però sì, questo non significa che tu rispettabilissimo, anzi io rispetto tantissimo, dico solo non
cominciate a accettare i compromessi all'inizio della vostra carriera, all'inizio della vostra vita, perché se cominciate così poi alla fine veramente vi useranno per pulire, per spazzare per terra. Ma anche perché DJ così sarà PR, sarà usciere, sarà fotografo. Diciamo che ormai abbiamo uno specchio abbastanza ampio di quello della realtà di oggi, purtroppo, che è molto triste in merito. Infatti, e cerchiamo di fare le cose insieme, di creare delle sinergie come stiamo facendo anche noi questa sera, e mi fa molto piacere, perché insieme secondo me si fa tutto, da soli molto poco. Pienamente d'accordo con te, Angelo. So che Melissa aveva una curiosità su un tuo capo di guida. Sì, che tra l'altro lo intravedo sotto questa giappa, allora, sbrilluccicante. Sì, allora, se messa la maglietta fine, dai, ti tengo io il microfono. Perché allora, lui è VIP, no, cioè, non ho capito. No, i VIP non esistono, ci sono solo le persone che hanno cuore e quelle che non ce l'hanno, grazie per quella battuta. Ma per VIP era vero interesting people. Comunque, diciamo che questa sì, Mister Art, anzi se qualcuno vuole su FB può andare a cercare qualcosa con questo notare nome bene, sulla nostra... Sì, sul nostro gruppo, e è una linea esclusiva limitata che uscirà dalla prossima settimana. E anzi, al proposito, io ovviamente non potevo esimermi dal portare il primo capo da donna esistente ed omaggiarlo ovviamente a Melissa, la prima donna di indossare. Io sto rosicando a bomba in questo momento. Beh, poi provvederemo. Io ti ringrazio mentre stiamo registrando. Assolutamente, sei di una gentilezza unica. Era il minimo. E sono capi numerati, quindi sono capi esclusivi che poi adesso sono anch'io una VIP, insomma, ma diciamo che è un'altra nostra passione, diciamo che The House Family, quindi Mister Hub ha creato The House Family con DJ un po' di tutto il mondo. Abbiamo amici Stefano Ravasini da Miami, abbiamo Rob Kerr dall'Australia, abbiamo Xanigno dal Portogallo, abbiamo Iñaki Garcia da Ibiza, che è il mio ermanito, a cui mando un abbraccio grandissimo, e poi tantissimi in Italia, Francis R. Dalla Puglia e tanti tanti altri. Una bella squadra, insomma, sì, no, bella nutrita, bella... E devo dire veramente una cosa, che la passione comune ci sta facendo creare insieme qualcosa di veramente bello e importante, e sono molto felice di questo, perché penso che sia questa la finalità più grande, quella di unirci e di tirarci sulle maniche e di darci una mano fra di noi, perché i tempi richiedono questo oramai. smettere di lamentarci, come dice Giovannotti, e cominciare a volerci un po' più di bene e darci una mano. Assolutamente, pienamente d'accordo con te. Allora, una domanda che non manca mai nelle nostre interviste, nel nostro DJ of the Week, è la curiosità di qual è il brano che nella tua playlist non deve mai mancare. Allora, intanto devo fare un distinguo tra i brani nostri oppure i brani... Ma puoi essere anche da uno dei tuoi brani? In generale. O quello che è il brano che tu vuoi sempre con cioè, te. Cioè, il brano che tu, secondo te, è la colonna portante... Ma diciamo del che tuo bagaglio, per il musicista il brano a cui è sempre più affezionato di solito è sempre l'ultimo, forse perché è più facile. No, ma perché c'è l'imbarazzo della scelta, ne ha sfornate tante di belle. So che ne hai sfornate una cinquantina di brani. Allora, noi su Traxsource abbiamo 205 tracce, è ovvio che ci sono inseriti anche i remix e quant'altro, quindi gli originali. Ma la vetrina dei pasticcini, sappiamo quale scegliere. Ci sei come numero. Ti fermo qui. Però facciamo, non te lo dico, ascoltiamo un pezzetto. Perfetto. Tu dimmi adesso, quale pezzetto vuoi far ascoltare? Abbiamo fatto il reward di What, di Captain Sensible, con Stefano Ravasini da Miami, Stella G. Real alla voce, e trovate anche il video su YouTube con Mr. Alf What, W-O-T, e ci sta dando delle belle soddisfazioni. Allora, ascoltiamone un pezzetto.
Eccoci rientrati in studio. Beh, innanzitutto era un piccolo pezzettino, perché non potevamo metterlo tutto e non potevamo metterli tutti, perché sennò stavamo qua fino all'anno prossimo. Però complimenti. Grazie. Io però avevo una curiosità. So da fonti indiscrete, che non si dice mai quali sono, che oltre a avere la passione del DJ e farlo, ami anche scrivere, e che ci avresti anche portato un tuo presente in merito. Ecco, diciamo che forse questa è una cosa che magari più che un pezzo è una cosa che non manca mai. E sì, diciamo che è un tuo mantra, quindi. Sì, beh, è una cosa recente, è una cosa comunque nuova, però è una cosa a cui tengo molto. Ho scritto alcune poesie. Di notte il DJ, come si sa, o comunque il musicista nel mio caso, Non dorme. Guarda, ti comprendo benissimo. Ho cominciato a scrivere, e poi avendo scritto comunque anche tanti pezzi così di musica italiana, diciamo che come autore, anzi, colgo l'occasione per fare i complimenti a Melissa, perché leggo quello che scrive e mi piace molto sulla rete, veramente. Chissà che non diventerò una scrittrice molto, anch'io. È molto brava. E diciamo che appunto l'editore ha voluto assolutamente tradurre questi pezzi in inglese, per il resto del mondo usciranno quindi sia in cartaceo sia su Amazon e quant'altro, ritengo entro la fine del mese di gennaio, e da questi c'è una poesia a cui sono particolarmente legato e che si intitola DJ. Quindi è una poesia legata al mondo dei DJ. Esattamente. Allora, adesso, intanto tu ti prepari, Melissa, sì. Tu farai la microfonatrice. Ok. Il nostro assistente di studio metterà un sottofondo musicale adatto. Mentre tu ti prepari, gli occhiali vintage, c'ho bisogno dell'occhiale. Serietà. Complimenti. Sono un attore senile. Complimenti all'assistente di studio per la scelta musicale. I Pink Floyd ci piacciono tanto. Oh yeah! Foglietto ed occhiali. Prego. Sono un DJ. Suono di notte. Viaggio da solo. Sono un DJ. Amo la musica. E lei ama me. Lei è fatta così. Qualche volta mi sembra lontana. Ma poi mi prende per mano. E mi porta via con sé. Via in un mondo fatato. Che è solo per noi. Sono un DJ. Non sono mai stanco, non è contemplato. E giro il mondo, e così porto a spasso il mio cuore. E ogni tanto ne perdo un pezzetto qua e là. Un po' di calore, una musica dolce, un dolce sapore. Sono un DJ e suono di notte. E la notte mi ascolta, la notte comprende. La notte è lì che mi aspetta, come un notturno di Chopin. Dà un senso alle cose che la luce nasconde. La notte no, la notte mi assomiglia, come tutto ciò che è più vero e che la luce oscura. Sono un DJ, mi piacciono i dischi, l'odore del vinile, è come l'odore di casa, il profumo dell'amore. Mi piace la gente di notte, quante verità saltano fuori da un bicchiere, quanta voglia di vivere, semplicemente. Io suono, e la notte mi dà una mano, e respiro. Respiro tutto quello che è vero di notte e falso di giorno. La notte stende il suo velo e mi protegge. Sono un DJ, porto la musica del cuore in giro per il mondo. Porto anche un leggero dolore che nessuno saprà. Ma la musica suona giù nel fondo del cuore, sempre, inevitabilmente, ed è un dolce rumore. Intanto un applauso, troppo buoni. Cioè, no, perdonatemi. Veramente, no. Cioè, allora, io sono basita per la bellezza di queste parole. Tra l'altro, avendo anch'io la passione della scrittura, mi colpisce molto e il significato è veramente molto profondo. Complimentoni ancora, credimi. Grazie a voi. Ma tra l'altro io penso che chi abbia vissuto la notte come tu l'hai esposta in questo scritto si sia ritrovato a rivivere. No, sono ancora un attimo preso, perché a me piacciono molto le poesie. Anche a me. Beh, allora, e mi sento, allora, mi sento rispecchiare. Appena uscirà la copia, il numero uno, c'è già la dedica pronta per voi. Poi la metterò. Beh, guarda, non siete obbligati a leggere. No, invece io voglio leggere tutto dalla prima all'ultima riga, quindi obbligati. Ti prego assolutamente di farmi avere una copia. Le cose le faccio col cuore. Bisogna ringraziare qualche televisione
dimensione molto più grande di noi, che la sera non fa una mazza da vedere, e quindi siamo un po' ritornati al libro, un po' per forzatura, ma noi vogliamo credere. È una che comunque cosa importantissima. Il giovedì sera alle 11:30 i nostri telespettatori mollano i libri, mollano le mega televisioni, vengono tutti qui in questo salotto perché gli piace parlare di musica, perché gli piace ascoltare chi parla di musica e perché gli piace rivivere le esperienze attraverso quello che noi portiamo qui ogni giovedì sera. Certo. Alfa, ti ringraziamo tantissimo per la tua partecipazione. Grazie a voi, gentilissimi, cortesissimi, speriamo di vederci presto, anzi assolutamente. Vi aspetto ai nostri party e ribadisco sempre, dico a tutte le persone anche a casa, continuate a credere, continuate a amare, continuate a fare quello in cui credete veramente, perché alla fine il cuore vince sempre. Hai ragionissima. Grazie tantissimo. Salutiamo con affetto. Ciao. Ciao a tutti. Ben ritornati in studio. Ben ritornati. Innanzitutto ringraziamo DJ Alf per la sua disponibilità, per essere venuto qui da noi, perché insomma ha avuto anche il suo bel impegno, ha finito di lavorare da Conegliano, è venuto gentile direttamente qua, non ha mangiato neanche un panino, anche perché qui dentro non c'è più niente dopo Natale. Abbiamo fatto fuori tutto noi. È già spazzolati tutti, probabilmente forse c'è una bustina di tè in ufficio, in sala editing, ma non ci speriamo. Se l'è mangiata qualcuno. Volevo farvi notare, ma l'avete visto, che durante l'intervista DJ of the Week con DJ Alf, lei si è cuccata la maglietta e io no. Siccome io sono una persona assolutamente sportivissima, mentre noi parliamo ci sono due assistenti di studio con il compito di tagliargli le gomme alla macchina di Alf, così la prossima volta impari a portarmi la maglietta. Ma psicopatia a parte, come vedevate nell'immagine, non a quei livelli, però quasi. Giriamo pagina ed è giunto il momento di lanciare il prossimo video, il prossimo contenuto video. Siamo stati, come ogni settimana, nel tempio del reggaeton, della black music, della soul, della dancehall. Beh, chiaramente stiamo parlando niente proprio di meno che del Bamboo One a Pordenone. Vediamo le immagini. I'm out of my fucking mind. GG got it, oh my. I was doing fine. Once upon a time, then my brain left and it didn't say bye. Don't look at me wrong, I'm out of my mind. Like Nostradamus and Da Vinci combined. So paranoid of espionage. I'm watching my doors and checking my blinds. My brain's on vacation, they're telling me. And I'm bipolar to the severity. And I need medication, apparently. And some electric convulsive therapy. I am a rebel, but yes, I'm so militant. Still a melodrama for disabilities. I am psychotic, but there is no remedy. This is not figurative, this is literally. These niggas go dumb, I go to the mental facility. See, man, I'm so out there, I slap eyes with E.T. I don't need a feature, they don't want my eat them a la carte when I'm on this beat. If you feel the same as me, then you gotta agree. I'm out of my mind, out of my mind, out of my fucking mind. I'm out of my mind, out of my fucking mind. I'm out of my fucking mind. What's your name, P.O.B., so they calling you Bob? Stop playing, nigga, you know that I'm known for the Bob. Couple hits on, so you thinking you a heartthrob? Well, this thing's so good, make a nigga wanna sob. You don't need a feature, nigga, I'm the feature. You gon' be the priest, and I'ma be the preacher. You gon' be the him, I'ma be the Shira. You gon' be the grim, I'ma be the ripper. Planes in the night skies like shooting stars. Well, you gon' really need a wish right now when my goons come through and start shooting stars. You know I'm all about shoes and cars. I'm kinda drunk for a booze Bacardi. I told baby when I get my new Vans in my blood, I'm gonna fuck on a blue Bugatti. You know I graduated summa cum laude. That's why they thinkin' I'm Illuminati. As a matter of fact, let's kiss and make up. I'll help you escape from my blue Ducati. I'm out of my mind, out of my fucking mind. I'm out of my mind, out of my fucking mind. Out of my fucking mind. I'm out of it, I can't seem to come out of it. What's going on inside of my head? It feels like I'm being John Malkovich. Malkovich. Ladies and gentlemen, please tone it down a bit. There's an announcement I like to read. Wait. How am I supposed to?
E ahimè, il tempo a nostra disposizione per questa settimana è giunto veramente al termine. Ringraziamo, come lo facciamo sempre, il nostro ospite che è venuto in studio, che è DJ Alf. Ciao Alf, grazie tantissimo. Grazie per la poesia, grazie per non avermi portato la maglietta, l'avevo portato solo lei, non ti preoccupare. Ma comunque ringrazio per averla ricevuta. Ringraziamo tantissimissimo tutte le persone che collaborano ogni settimana all'ideazione e alla creazione di questo programma, e sono gli assistenti di studio, la direzione, l'editing, l'ufficio, Marco Corazza, DJ Salvo e chi più ne ha più ne metta, perché comunque ce ne sono più. Ce ne sono un po' che si muovono. Ma abbiamo la memoria a 16 megabyte, ce ne ricordiamo 4-5, li salutiamo che se no ci fa un po'. E comunque sia, ultimi secondi di trasmissione, e quindi dovrò dire da Guido Vegnaduzzo e Melissa Martinez. Ciao! Bamboo One Disco Club, il nuovo locale a Pordenone. Vi aspetta ogni venerdì, sabato e lunedì sera. Bamboo One Disco Club, tutti i venerdì sera. Touché Party, Likings Hip Hop, Reggaeton, Dancehall. Bamboo One Disco Club, via Fornace 2, Pordenone. Ristorante Adriatico, il magico incontro di gusto ed emozioni. Amore, qualità, freschezza e genuinità. Festeggiare il proprio evento, scegliendo la qualità ad un prezzo davvero vantaggioso. Ristorante Adriatico. Lasciatevi tentare dalle prelibatezze del nostro chef e dal suo staff, con proposte a base di pesce e carne. Ristorante Adriatico, in via Cadore 10, a Villotta di Chions, Pordenone.